che dire, un paradiso terrestre. Mi sveglio qui, adesso mi faccio una passeggiata verso la punta di Capo Carbonara. Questa è spiaggia di Calaburroni. Da Calaburroni ci torno un pezzettino indietro, adesso sulla sinistra c'è un sentiero che porta verso Capo Carbonara. Ecco qui il sentierino. Vediamo fin dove si può arrivare. Mi sa che qua. Sì. Magari si va anche più avanti, ma mi fermerei qua. Adesso invece di ripassare lo stesso sentiero di prima faccio un altro sentiero, tanto praticamente è ad anello, questo è un pochino più interno, e questa è la strada che porta su al faro, ma non ci si può andare ovviamente, mentre di qua si torna al Belvedere e poi scendo giù alla spiaggia. Ecco laggiù Wild. Quella dovrebbe essere una cava, adesso la vado a vedere, una vecchia cava di gradino, di granito. Qua finisce la strada e c'è il Belvedere. Ecco qua, ritornata alla base, adesso vado a vedere questa cava e poi mi sposto. Allora, in alta stagione questa zona non si può sostare dalle 22 alle 8, invece in questo periodo non ti dice nulla, nessuno. Mi è passata la municipale, ha fatto un giro, è andata via, anche perché i campeggi sono tutti chiusi, quindi non so dove dovrebbe andare. Allora, prima stavo qui, Capo Carbonara, spiaggia di Cava Usai, questa è quella con lo stagno, e adesso stiamo a spiaggia di Simius. Anche questa brutta, l'acqua veramente sporca, bruttissima. La sabbia è brutta. Spettacolare, è lunghissima. Sarebbe questo bellissimo urbex di questa motonave folgore, gite giornaliere, feste private, però è tutto chiuso, tutto recintato e non mi sembra il caso di rompere le palle. Peccato, perché secondo me è interessante dentro.
accetto, però ma un terreno privato non mi va. Sto raggiungendo la spiaggia di Punta Molentis, questa è quella prima, laggiù è Punta Molentis. Anche questa non è male, eh? È un po' 18 lì, però guardate che acqua. Buongiorno, allora ho fatto un pochino di spesa, di cose che mi ero dimenticata l'altro giorno, ho fatto il carico dell'acqua, anche se mi mancava veramente poco, però quando si trova una fontanella è sempre meglio approfittare. E adesso sono in questo parcheggio deserto e sto andando a Calapira, alla spiaggia di Calapira. Da quella parte c'è anche la torre, adesso raggiungiamo. Niente, non si può salire, proprietà privata, c'è la recinzione, come ogni cosa c'è un buco, ma se c'è scritto proprietà privata, anche perché sento degli spari, quindi stanno facendo una battuta di caccia. Vabbè, ma veniamo da qua. Cala Cincias, si sale verso nord. Pescatori. Sto facendo questa passeggiata verso lo scoglio di Peppino, verso Costa Rei.
Quello lì è il famoso scoglio di Peppino. E qua c'è tutta la spiaggia di Costa Rei e Piscina Rei, lunghissima.